Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti. Amici di Recco Channel e Recco Channel News, un ben ritrovati per un'altra puntata di Blu Celesti Forever, la trasmissione che racconta coloro che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. E ad indossare questa seconda pelle oggi abbiamo Simone Pizzuti da Roma. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Simo. Ma dove sei? Sei a Fiumicino, si sente un rumore di aerei. Sì, adesso sto a Fiumicino, all'aeroporto di Fiumicino, Leonardo da Vinci. Si sente? Si sente, probabilmente sta atterrando un jet con qualche procuratore che viene a prenderti. No, sta atterrando l'A380 dell'Emirates, che c'è uno sceicco dentro che mi deve proporre un contratto. Ascolta, tu Simone stai bene, tutto a posto? Sì, tutto bene Albino, grazie. Voi invece? Stiamo a volte bene, a volte meno bene. Oggi è una di quelle giornate in cui stiamo meno bene dal punto di vista calcistico, però non ci pensiamo. È successo spesso anche a noi, lo so, ti immagino. Ascolta Simone, vorremmo raccontare con te un po' la tua storia qui all'Ecco, che è durata un paio di stagioni. Tu sei arrivato all'Ecco arrivando da Mantova. Però... Sì, sono arrivato all'Ecco da un fallimento del Mantova. E ho firmato per 3 anni all'Ecco grazie al direttore Seber, che mi ha portato lì, e niente, poi purtroppo sappiamo tutti come è andata a finire in quella drastica stagione, e poi mi sono trovato senza contratto all'Ecco, e tra un allenamento e l'altro sono riuscito a prendere parte al gruppo della Lupa Roma. Sì, tu mi ridava in Serie D. Certo, ma tu l'anno scorso hai fatto il campionato con la Lupa Roma, che poi è culminato con la vittoria del campionato, giusto? Esatto, sì, poi abbiamo vinto il campionato in Serie D. Adesso stanno andando benissimo in C1. In C, metà classifica, sì. C1, in C. Ascolta una cosa Simone, c'è stato in questi 2 anni che tu hai vissuto però intensi e poi hai lasciato un sacco di amici, tanti. Hai lasciato un sacco di ricordi, c'è stata una partita particolare, te la vuoi ricordare? Sì. con anche una rete? Sì, con Alecco San Bonifacese, ancora me la ricordo. La partita non me la scorderò mai. Raccontala un po' a chi non ha avuto come me il piacere di vederla. E niente, io in pratica venivo da un periodo non facile, ero stato messo fuori rosa a gennaio, quella partita se non mi sbaglio era verso fine febbraio così, e arrivo a Modica, mi rimise in rosa grazie a lui, e niente, quella partita da quello che ricordo mancavano 2 difensori centrali, titolari, e il mister mi chiede l'opportunità di mettermi in mostra e di dimostrare il mio valore. E fortunatamente capita una punizione da 25-30 metri e mi prese la responsabilità di tirarla, e per fortuna è andata bene. No, diciamo che è venuto fuori un gol della Madonna. Sì, ringraziando Dio, quella punizione, ho preso bene la palla di collo pieno e ne è nato un bel tiro. Chi ti ricordi dei tuoi compagni di questi 2 anni, quelli che ti sono rimasti, con cui sei rimasto in rapporti, con cui hai ancora così qualche telefonata? Con chi sono rimasto in contatto fortemente è Durandi, Riccardo, Marietti, un po' tutti diciamo, comunque sono stati 2 anni molto belli, avevamo dei grandi gruppi diciamo, infatti... Ho dei bellissimi ricordi di loro. Ma riferito a Durandi gioca adesso a Trieste? E Riccardo, da quello che sapevo io, aveva smesso e aveva preso un'attività lavorativa con il papà, che aveva un'azienda vinicola, mi pare, se non sbaglio. E invece nella tua storia il calcio è, mi pare, terminato con la... Sì, il calcio per me è terminato.
Ho fatto l'anno scorso, te l'ho detto, con la Roma. Quest'anno ho iniziato con la Lega Serie A di calciotto, però poi non avevo più stimoli, ho smesso. E ho iniziato a lavorare, diciamo. Ecco, a lavorare mentre continuano ad atterrarti gli aerei in ufficio, si sente nel sottofondo. Esatto, sì. Diciamo che il tuo lavoro non è quello con Peppino a mare, No, no. no, il mio lavoro estivo è quello, sì, però l'inverno faccio altro, lavoro per una società di autonoleggio auto qui all'aeroporto di Fiumicino. Ecco, noi pensavamo, perché ti vogliamo bene, vogliamo sempre che tu arrivi prima degli altri, pensavamo che noleggiavi aeroplani, no, invece. Ancora no, Pino, dai, si parte sempre dal basso. E con Fabio Gatti, che abbiamo avuto ospite, come ti senti ogni tanto? Fabio è il mio capitano, diciamo, il mio capitano ideale, è colui che ogni partita mi spronava, veniva là, mi stimolava, cioè un rapporto speciale di fa con Fabio. E mi è stato sempre vicino anche nei momenti più brutti, diciamo. Mi ha sempre cercato di stare su anche quando era difficile. No, è stato un amico compagno di squadra. È stato poi, secondo me, è nato un po' allenatore Fabio. Sì, Cioè. Fabio era un allenatore anche in campo, sì. Ascolta una Vero? cosa, invece, Sì. due parole sulla tua permanenza sulla città. Cosa ti ricordi di questa città Tutto, mi che ti ha ricordo visto tutto abitante Pino, per 2 anni? mi ricordo tutto, il lago, tutto, lo stadio, ho dei bellissimi ricordi, mi ricordo l'ultimo allenamento mi stavo messo a piangere, mi ero fatto un giro dentro al campo, mi ero andato a vedere i spogliatoi dove Eugenio lavava la roba che indossavo per giocare, cioè, ho legato veramente con tutto con quella città, veramente tutto, dal centro storico al lungolago, tutto, veramente. Sono stati 2 anni bellissimi. E l'ultimo anno poi tu l'hai fatto con Giacomo Modica, che è sicuramente una grandissima persona. Io Giacomo Modica dovrò ringraziare, penso, per sempre. Ha creduto in me e l'ho ripagato in campo. Giacomo Modica è stato, magari poi l'ha sentita la sua trasmissione, a Blu Celesti Forever ospite, e adesso poi ha patito insieme a Zeman l'esonero dal Cagliari, ma rimane secondo me uno dei più grandi intenditori di calcio che io ho visto attraversare la storia della calcio. Allora, Ok, grazie Simone per essere stato con grazie a voi, noi. grazie a voi davvero. Rimani sempre un amico dei colori blu celesti e un amico di tutti quanti noi. Ciao, Grazie a voi Albino, ciao, sempre. ciao, Un caro. bacione a Grazie. tutti, ciao Ciao, 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 ciao. ciao ciao. Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges Made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever, a cura di Albino Alborghetti.